Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo Let's Play su Yo-Kai Watch 3. Dopo 6 anni dall'uscita del gioco, torna un Let's Play per questa fantastica perla, purtroppo non acclamata dalla critica, come si confà a un gioco del genere. Ma noi della critica ce ne sbattiamo altamente e iniziamo una nuova partita. Allora, velocemente, come sarà strutturato questo Let's Play? Userò dei QR code per prendere un po' di monete da slottare, ma non userò frutti proibiti per farmi amici degli yokai al 100%. Per il resto sarà vaniglia il gioco, senza aggiunte, senza modifiche, le missioni del gioco tutte quante base, insomma, il gioco come è stato pensato da Level 5. Vai, la ragazzina si chiama Hailey, io mi chiamo Link, ovviamente, oppure come la chiamo? Linkette? Lei? No, dai, è brutto Linkette, non mi piace. Yo-Kai Watch 3! Comunque, i video, anche le cinematic del gioco, saranno lasciate per intero, anche perché non sono poi tanto lunghe. Quell'esplosione. Che si tratti di un atterraggio d'emergenza? Sono davvero curioso. Potresti accelerare. Di questo passo arriveremo tra una settimana. In quel caso avremo tutto il tempo per prepararci. Magnifico. Se la mia analisi è corretta, ci saranno ripercussioni a lungo termine. Non solo per questa cittadina, ma per l'intero mondo. Speculazioni azzardate a parte, trovo tutto molto strano. E se fosse soltanto un festival di fuochi d'artificio? Sei priva di immaginazione, come al solito, Sally. Bisogna esaminare ogni ipotesi, lo sai bene. È il tuo cervello che andrebbe esaminato, Blatter. Ascolta, Sally. Sai, il nostro lavoro ci espone a ogni sorta di pericolo, però... alla fin fine... noi faremmo qualunque cosa pur di risolvere gli Wi-Files. E a quali conclusioni portano le tue analisi? Direi che questo non è un caso level 1 o level 2, nulla del genere. Sarà un level 4 come minimo. O addirittura un level 5. Ed ecco che ci buttano subito in mezzo all'azione. Dobbiamo premere il pulsante al momento giusto e goderci il banchetto. Vai, proviamoci, dai. Ce n'è a volontà. Che bello aspetto. Spero che vi piaccia. Le verdure sono ricche di sapore. E perché? Beh, un po' capire perché uno spirito poi dovrebbe aver bisogno di mangiare, ma... assaggiamo questa carne squisita. Le verdure sono ricche di sapore. Spero che vi piaccia. Delizioso! Red, il batto è servito. Anche l'aspetto è appetitoso. Assaggiate questa carne squisita. Le verdure sono ricche di sapore. Sì, che bontà! Spero che vi piaccia. Assaggiate questa carne squisita. È una vera delizia! Ok, bonus sukiyaki di pollo. Iniziamo benissimo. Bonus chicchi d'oro Vigorium Alpha, che non userò mai. Però non è male. Subito un cibo che dà molta energia allo yokai. Che bontà!
com'era? Ti è piaciuto? Ah sì, leggerò tutti quanti i dialoghi. Sì. Proprio let's play standard che facevo ai tempi. Puoi scommetterci, che bontà, sono pieno da scoppiare. Allora sono soldi ben spesi. Tesoro, dovremmo dirglielo. Oh, sì, hai ragione. Dirmi cosa, che succede? Beh, Link, il fatto è che... Ho un nuovo lavoro. Oh. Come butta? Cioè, questa scena non l'ho mai capita. Ho un nuovo lavoro. Ah, come butta? Ma non ha senso. Che risposta è? Un nuovo lavoro? E dove? Oh. Nei lontani Stati Uniti. Stati Uniti? Ma è dall'altra parte del mondo. Ci trasferiamo negli Stati Uniti. È una preziosa opportunità, Link. Andiamo. Una nuova avventura ci aspetta negli USA. Eh già. Ma che miavolo? Non può essere. Che cosa? Su, svegliati. Siamo quasi arrivati. Finalmente ci siamo! La nostra nuova casa è qui, negli USA! Capitolo 1. I due Yokai Watch. Che bella Rakiya comunque. Chissà. Già Gibanyan si sta rotolando per terra. Così dovrebbe andare. Ce l'abbiamo fatta! Fischiettar migliora tutto! Specialmente se il lavoro lo fanno gli altri, Whisper. Mia, ora se Whisper smettesse di parlare sarebbe perfetto. Ehi, Link, che abbiamo finito? Facciamo un giro qui intorno? Sì. Sì, andiamo fuori. Per quanto voglio unirmi a voi, dovrò farvi andare da soli. Sto aspettando un importante pacco yokai. Sai come sono le spedizioni? Specialmente in Italia, con certi corrieri che dicono che non sei in casa quando in realtà sei tutto il giorno ad aspettarli. Poco male, allora ci vediamo dopo. Oh, usciamo e andiamo ad esplorare la city. Hey. Che succede, mamma? Huh? Ehi, dove sono i tuoi occhiali? Ora usi le lenti a contatto? Allora. No, devo averli persi da qualche parte. Ma come persi? Non li togli quasi mai. Non ricordo dove sono. Link, li hai visti da qualche parte? No, ma darò un'occhiata in giro. Link, muoviti, andiamo fuori. Aspetta, Gibanyan. La mamma sembra davvero persa senza i suoi occhiali. Forse hai ragione. Bene, andiamo a cercarli allora. Sapevo che avresti capito. Beh, anche perché non ci vede, quindi non sa dove si trova. Mamma, non preoccuparti, li troverò. Davvero, grazie mille. Lascia fare a me. Allora, Link, dove possiamo controllare? Andiamo da papà, magari ne sa qualcosa. Potrebbe averli visti da qualche parte. E non lo dice alla moglie. Ehi, Link, cosa c'è che non va? Ehi, papà, la mamma ha perso gli occhiali. Li hai visti da qualche parte? Quindi hai tirato in mezzo anche te, Link. È proprio da lei. Mi stai cercando anche tu. Già, ho cercato in tutta la casa ma nulla. Continuerò a cercare qui. Potrei aver guardato male. Okay. Ci metti tu a controllare sì. Fuori? Puoi contarci? Il padre con la maglia dell'Inazuma Eleven. C'ha il simbolo del fulmine sul petto. Si parla sempre di level 5 alla fine. Da dove cominciamo? Se fossi un paio di occhiali, dove sarei? Beh, in casa. A meno che non sei in Yokai Watch e gli occhiali prendono vita da soli. In realtà si può andare direttamente a controllare qui. All'idrante non serve controllare tutto.
Ah, sono proprio questi, mi ricordano subito la faccia della mamma. Ottimo, Link. How are you? Hey, kid! Hello. Did I just move into this house? Che Link, capisci quel che dice? Non proprio, ma non posso mica ignorarlo. Hello? How are you? My name is Johnny, nice to meet you. I live next door. So let's be friends. Non ho idea di cosa abbia detto, e ora cosa gli dico? Yes! Any plans for Thank today? You! See you later, kid! Qui parlano tutt'altra lingua, come farò? Mi caricano un traduttore, gna! Mi chiama la mamma mia ora! Giusto. Da che l'abbiamo trovato, dobbiamo riportarli alla mamma. Parliamo col gatto. Anche il gatto parla inglese? Ma dove vai? Io non posso andare a vedere il gatto. Mannaggia. Oh, pezzo moneta una stella. Let's go. Tu come... Tu che lingua parli? Hello, my friend. How are you? I'm fine. Thank you. Ah, no. Nathan non sa parlare. Ehi, mamma, trovate i tuoi occhiali? Davvero, grazie mille, Link. Non ho idea di cosa ci facessero su quell'idrante, ma dove li ho trovati? Sì. Ti vedo indossarli ogni giorno. Ho capito subito che erano i tuoi. Che chicco mi prende? Eh? Che chicco mi prende? Non vedo una spiga. Ma dovresti vederci perfettamente, quelli sono i tuoi occhiali. Che succede alla mamma? C'è qualcosa che non va. Dai, Link, sono gli yokai watch. Ci sono gli yokai negli USA? Beh, se insisti. Perché non funziona? Siamo spiacenti, il suo modello di yokai watch non è predisposto agli USA. Cosa? Non avrei mai pensato di non poter usare il mio Yokai Watch qui. Mi dispiace, Link. Link, ho una buona notizia! Inopportuno come al solito. Che succede, Whisper? Beh, Link, in realtà ho due notizie. Una buona e una cattiva, da quali cominciamo? Beh, se proprio devo scegliere, partiamo da brutte notizie, tanto. Una vale l'altra. Quella cattiva. Beh, Link, ecco, il tuo medaglium Yokai. Diciamo soltanto che tutte le tue medaglie yokai non ci sono più. Cosa? Adesso calmati un secondo, lascia che ti spieghi. La buona notizia è che il mio ordine è finalmente arrivato. E questa la chiami una buona notizia? Sì. Lasciami spiegare, G-Banion. L'ho ordinato per Link, è uno yokai watch utilizzabile ovunque. Sì. La yokai watch modello U, quello universale. Magnifico! Esattamente, lo Yokai Watch modello U è indispensabile. È davvero valsa la pena di scambiare il tuo medaglium per averlo. Cosa? Hai dato via il mio medaglium? Sì, te l'ho detto prima. Beh, almeno così possiamo usare lo Yokai Watch. Ma senza il medaglium Yokai non posso evocare nessuno Yokai. Beh, più o meno. Niente, più o meno, idiota. Che cavolo? G-Banion, anche meno, dai. Ok che ci devi vivere tutti i giorni, però trattalo un pochino meglio. E ora come facciamo? Io non ho mai preso le medaglie in mio Kai, se la volete. Dentro Strello. Wow, sei anche in questo armadio? Da quanto sei lì dentro? Sapevo che mi sareste trasferiti, quindi sono arrivato poco prima. Davvero? Dentro Strello, cosa dicevi poco fa? Hai un medaglio Yokai nuovo? Davvero? Proprio così? Sì, pensavo sarebbe stato un bel regalo di benvenuto. Oh oh! Pronti a riempire un nuovo medaglio? E senza mai completarlo, ovviamente. Wow, davvero, grazie di cuore! Piacere mio, ora sei pure di scusarmi. Tra l'altro, nell'anime, se non sbaglio, dentro Strello è
proprietario di una società, mi pare di ricordare, potrei sbagliarmi con un altro anime, ma mi pare che lui sia un imprenditore. E anche questa è risolta, ora possiamo riporci tutte le medaglie. Se non fosse che non abbiamo alcuna medaglia. Hai sbagliato ancora, Link. Puoi ottenere medaglie yokai da amici yokai. E io sono... Jibanyan. Jibanyan! Ho da fare mia ora. E uno, eccolo qui. In segno della nostra amicizia. Mi ora puoi evocarmi quando vuoi. Grazie mille, Jibanyan. Bene, andiamo sotto a vedere cosa è successo a tua madre. Concordo, socio. Cosa? Hai arato comunque un pizzicotto, qualcosa. Va bene. A proposito, ora che ci penso, si poteva fare... Negli USA? No, vero? Non me lo fa fare. No, fare la cacca, sì, va bene. Però lavarmi i denti, non me lo fa fare. Non c'è il contecario, no. Come farò ora? E vabbè, niente contecario allora. Kikko mi prende? Non lo so, si comporta in maniera strana. Prova lo Yokai Watch modello U. Il radar Yokai dovrebbe scovare qualcosa. Solo uno Yokai piantato qui vicino può avere questo effetto sulla mamma. Non saprei, credi davvero che gli spiriti siano arrivati? Fammi leggere, per favore. Mi è andato avanti da solo. I yokai sono ovunque, Link. Usa lo yokai watch modello U e vedrai. Basta selezionare la funzione di ricerca dello yokai watch modello U. Andiamo! Link, cerca nei pressi della mamma. Va bene. Salve. E che cosa succede? Ah, non lo so, dimmelo tu. Cosa? Anche negli USA ci sono gli yokai. Whisper, questo chi è? Vediamo, uno yokai che rimane incastrato tra i denti come le verdure, forse. Ah, sicuramente no, questo yokai si chiama Mai Sicuro. Che cosa succede? Capisco. Il seme della verità è che... chi viene incantato da questo yokai diventa confuso e insicuro. Inoltre questo è un American Yokai. American Yokai? Questa è nuova. Sì. Sono ovunque negli USA e ciò spiega perché Mai Sicuro è qui. Link, usa di nuovo lo Yokai Watch. Evoca Jibanyan, così potrai finalmente rendersi utile combattendo Mai Sicuro. Sì. Capito, Jibanyan è il tuo momento. Splendidi, splendidi, splendenti, sì, sì! Splendidi, splendidi! Jibanyan! Che dici? Dovevi proprio evocarmi così presto? Okay. Jibanyan, conto su di te! Da una lezione a Mai Sicuro! Perché evocarmi se ero piano di sopra? Capisco. Con te, Jibanyan, prima che scendessi avremmo dovuto aspettare una settimana. Stavo schiacciando un pisolino. Che Kikko ti prende? Occupati di me sicuro! Dopo il riposino sono stanchissimo. Ah, non dirmi che... Cosa? Il suo orologio interno non si è ancora abituato al fuso orario degli USA. In pratica crede che sia notte. E se va a dormire adesso sarà completamente sveglio stanotte. Non va bene, ma che sonno. Tieniti sveglio con un po' di esercizio, una battaglia veloce dovrebbe andare. Va bene, combattiamo. Pronti a cominciare. Ma l'Energy Max non credo che serva, alla fin dei conti, per questa prima lotta. E infatti, neanche serve.
easy peasy proprio. Non capisco, che cosa succede? Ce l'abbiamo fatta, Link! La mamma dovrebbe stare bene. Oh no, si è fatto tardi, devo preparare la cena. Sì, è di nuovo se stessa, il caso è chiuso. E io mi sento come nuova dopo questa battaglia. Grazie. Ah, giusto. Link, grazie per aver trovato i miei occhiali. Senza mi sento sempre persa. Dove li hai trovati? Sì. Erano sull'idrante, quello proprio qui fuori. Davvero? E come ci sono finiti lì? Devo stare più attenta. E poi quando ero fuori ho incontrato un abitante del posto. Un abitante del posto, pare che è una tribù indigena. Ma parlava in inglese, io non lo conosco. Non preoccuparti, lo imparerai. I bambini imparano in fretta. Dici sul serio? Che episodio geniale! Ma Sailor Bell è sempre geniale! Che c'hai, Danny? Vuoi dire qualcosa? Non proprio. Ancora con quelle occhiatacce. Quella è di fratellino pestifero. Non starai dimenticando qualcosa? Di che stai parlando? Non mi perderei mai un episodio di... Ah! Oggi e sono oggi! È venuto il modellino super raro delle Sailor Bell! La più limitata delle edizioni limitate! Devo andare subito da animazione! E allora andiamoci subito, fiondati fuori dal condominio, guarda come pattiniamo. Talmente tanta la fretta di andare a prendere il modellino. Sailor Bell, protettici delle stelle! Oddio, questa scena non me la ricordavo di Usapion che segue Hayley. Wow, eccoci da animazione con gli otaku e tutto il resto. Cioè, scintilla, la città, poi andiamo da animazione, certo. OMG, OMG! A lungo atteso questo momento, l'agognato modellino sarà mio! No, non devo adagiarmi sugli allori. Non riposerò finché non tornerò ad animazione con il tesoro tra le mani. Devo rimanere sulla strada principale per andare ad animazioni. Lo stai dicendo a te stessa o al giocatore? Sì, i dialoghi questi qui sono sempre un pochino strani, però ci sta che per il gioco lo faccio. Oh, era verde! Animalos, ha niente ricompensa perché ho attraversato col verde? Va bene, me lo farò andare bene. Finalmente sono arrivata! Un attimo. Perché lo scaffale è vuoto? Calma, ricorda perché sei qui. Ci darà uno degli impiegati, avranno sicuramente i magazzini pieni. Sei qui per l'edizione ripiata del modellino delle Sailor Bell? Mi dispiace, abbiamo appena veduto l'ultimo qualche minuto fa. Cosa? Come? Perché per quanto posso sforzarmi finisco sempre per rimanere delusa? Può sembrare qualcosa di poco conto, ma il mio cuore è in frantumi. Povera me, nulla sarà più come prima. Questo giorno mi ha turbata. Presto l'oscurità mi sarà amica. Oh, non mi resta che tornare. Compralo. Il trauma di avermi mandato le rotelle fuori posto, sento le voci. Compralo adesso. UFO Kai Watch. Comunica con gli alieni. Grande, non devi mica ripetermelo, lo compro.
Beh, non ce ne andiamo a mani vuote, insomma. Prendo questo, grazie! A presto! Ma non ho ancora pagato! A presto, a presto, a presto, a presto! Vabbè, va bene, grazie, io vado allora. Che tipa strana la commessa. Ma posso davvero prenderlo senza pagare? Wow, quella voce è tornata! Aprirlo. Forse intende... La voce vuole che apra la scatola dell'UFO Kai Watch. Aprilo, aprilo, aprilo adesso. Beh, non si discute con la voce. Ma qui c'è troppa gente per aprirlo. Devo trovare un posto più tranquillo. Magari un vicoletto. Va bene, qui dovrebbe andare. Siete testimoni della grande cerimonia d'apertura dell'UFO Kai Watch. Wow, grandioso! Ora posso comunicare con gli alieni. Vediamo cosa dicono le istruzioni. Nel momento giusto saranno gli alieni a trovarti. Dov'è il resto delle istruzioni? Tutto qui, ma non si istruisce per niente! Avrei dovuto immaginarlo. Nessun negozio avrebbe dato in regalo qualcosa di così prezioso dopo tutto. Ah, sono stata fregata di nuovo! Quindi questo aggeggio cosa fa se non comunica con gli alieni? Wow, allora qualcosa lo fa. Cos'è questa lucetta? OMG, quello è un alieno! Certo, perché no? Piccola insolente da questa parte! Ah, chi è stato? Da dove veniva quella voce? Sconigliata, lo fai apposta? Per tutti i satelliti! Take this, evocami! Ma che cos'è sta roba? Inserisci quella medaglia yokai nel watch e di Usapian! Non ha alcun senso. Ma sì, perché no? Cos'è che devo dire, Tosapion? No, idiota! Usapion! Usapion! Coraggio, tocca a noi! Andiamo! Usapion! Medaglia yokai, attiva! Signore e signori, ecco a voi la tribù degli oscuri! Siamo oscuri, ma quanto siamo oscuri! Usapion! Era ora! OMG, la voce di prima! Geniale! Sono Hayley, piacere di conoscere la sua alienezza! My name's Usapion, e non sono un alieno, ma uno yokai! Usapion, yokai, cosa? Oh, man. Sei la prima volta che ottenerò la mia medaglia yokai prima di fare amicizia. Bene, le cose sono un po' in disordine, ma adesso siamo amici. Usapion, non sono un alieno, ma uno yokai. E quindi non sei un alieno? Tanta emozione per nulla. What? I yokai valgono anche più di un'emozione. Ehi, non fare finta che non sia qui! E adesso? Farò la spesa di voi per avermi trattato così! Dirò che siete degli idioti! Ehi lì, questo insolente va fermato!
Usano Yokai Watch così posso batterlo e farlo scappare. Yokai Watch? Intendi l'UFO Kai Watch? Smettila di perdere tempo! Roger! Usabion è sempre arrabbiatissimo, se senza motivo. Praticamente sono io. Vai, combattimento stellare! Sì, so come si combatte, grazie. Oh, ma che fai? Ma che fai? Cosa spifferi? Oh, mi ha spifferato per davvero! Spider-Aid Y. Bene. Ma l'ho diretto a madre, lo giuro! Non ci provare. Non può essere nulla di buono. Lascia perdere. E poi non ci siamo ancora presentati come si deve. Ah, Musapion, sono uno yokai. E quello che ha il polso è il nuovissimo Yokai Watch modello U2. Come la famosissima band. Quell'aggeggio permette a umani e yokai di comunicare. E puoi usarlo anche per... Ehi, quel testo a punta era un alieno, vero, vero? L'invasione è cominciata e quello era uno spia alieno, vero? No. Ora capisco perché gli yokai non ti fanno così tanto effetto. Yippie. Sono venuti per studiarci, i segreti dell'intelligenza terrestre, UMG! Potessi ascoltarmi solo per un... Dopo tutto questo tempo, ho finalmente incontrato una forma di vita intelligente. Questo santizio sarà pure una fregatura, ma l'altro era per forza un alieno. Fregatura? Anche se non capisco perché sia travestito da alieno. Uno yokai non dovrebbe essere uno spirito immaginario e fantastico? Uno stramboglio in una malmessa tuta spaziale non dà l'idea giusta. Razza di... Modalità invasione. E questa è la storia di come incontrai Usapion. Quali avventure bislacche e misteriose ci attendono? Quali segreti ha in serbo per noi lo Yokai Watch? Lo scopriremo nel prossimo episodio! Canaglia! Non ignorarmi! Posso dire che un po' se l'è cercata però Hayley, cioè l'ha trattato proprio male. Intanto, lontani da Valdora, eravamo nel pieno della nostra avventura negli USA. La nostra nuova vita cominciava in una piccola città di campagna, Arachidia. Un brillante valletto yokai aveva appena ottenuto lo Yokai Watch modello U. E il nostro giovane eroe aveva appena incontrato il suo primo American Yokai. Sfortunatamente il suo precedente medaglium yokai era andato perso, ma quella era solo una questione di poco conto. La strada è ancora lunga e pavimentata di sorprese. Quali mirabolanti avventure ci attendono oltre l'orizzonte? Link, che c'è? Perché non sei più uscito? Vorrei uscire, ma ho paura di parlare con le persone del posto, non le capisco. Vivrai qui d'ora in poi, quindi dovrai farti coraggio e parlarci. Giusto, mi ora sono dai vicini. Ricordi quando hai dovuto imparare a comunicare con noi yokai? Anche se tu sei un umano e noi degli yokai siamo comunque diventati amici. Questo è vero. Bene, proverò di nuovo ad andare fuori. Vediamo un po' se riusciamo a parlare con gli abitanti del posto, con questa tribù indigena che comunica versi strani. Hello. Excuse me? Hello. Yes? Wow. Che avrà detto? Ha detto yes, anche tu l'hai detto prima. Ehi, hey, Link, cosa fai qui fuori? Papà! Ottimo tempismo, magari papà può aiutarci. Spero vada bene. Non ho mai sentito mio padre parlare questa lingua. Avrà dei problemi anche lui. Is this your child? Hey, yes, he is my son. We moved in from a job. We just moved in. Oh,
welcome to the USA! Non ci credo! Incredibile, papà di Link deve aver studiato bene l'inglese! Impossibile, c'è qualcosa dietro, deve essere uno yokai! È tanto difficile credere in tuo padre una volta ogni tanto? Deve esserci un motivo se la sua azienda ha pensato che fosse pronto per gli USA! In effetti, se vengo trasferito negli Stati Uniti ci sarà un qualcosa che ha spinto la mia azienda a pensare sì. Ma proprio sopra ci sto allo yokai, poverino. Eccolo qui. Guarda che bello, caparezza, va. Solo per i capelli. Che poi c'è uno yokai vagamente ispirato a caparezza, ma... Hey guys! Visto, papà, era sotto un incanto. Oui, yes, correcto. Ti aspetto. E il tuo accento mi dice che sei di Valdoro. Parli la mia lingua. Of course, io sono lo yokai traduttore, linguista. Qualunque lingua si parli, I parla lingua. Hai detto qualunque lingua? Quindi l'inglese impeccabile del papà di Link era dovuto a... Right, ero moi. Wow, con l'aiuto di linguista dovrei riuscire ad adattarmi. Linguista, vuoi diventare mio amico? Oh, vuoi diventare mio amico? Sì, mi servirebbe proprio il tuo aiuto per parlare con la gente. Già capito, ma first devi passare il test. Test? Yes, io ci devo capire se io ero all'altezza. Allora, va bene che si chiama linguista che parla tutte le lingue del mondo, però un po' esagerato, eh? Giusto un pelino proprio poco. Ah, dovrei usare il mio Energy Max o si sposta lui? No, non si sposta. Fai piccolo, non si sposta. Bene. Let's go! Vai, Gibanyan! Furia zampettante! Mi sta per sconfiggere, eh. Ma ci picchia. Che poi, io mi ricordo di aver portato Leonguista molto avanti nel gioco la prima volta che ci ho giocato. Forse era Sushi. L'ho portato un bel po' avanti ed era davvero forte. Quindi ci sta. Bueno, hai stoffa! Beh, allora... Yeah, va bene. D'ora nu siamo amigos. Leonguista! Grazie, Leonguista! L'amicizia di Leonguista non sarebbe potuto arrivare in un momento migliore. E ora possiamo ripassare come funzionano le tribù yokai. Sì, non mi serve, Whisper, grazie comunque. E questo dovrebbe essere abbastanza per ora. Ottimo, grazie, Whisper. Ora che c'è Leonguista dovresti essere in grado di parlare con le persone del posto. Testiamo le capacità linguistiche di Leonguista! Alright, let's go! Già imparato. Ma nostro padre? Ehi la compare! Ehi la compare! Ehi la compare! Hi there, this is a nice place! Hello! Well, you seem to have settled in? Hello! Yes, I no longer feel out of place. Don't worry, tradurrò io per te. Enjoy gli USA! Pensa a divertirti, amico! Impari in fretta, eh! Buona giornata! Grazie! Ce l'abbiamo fatta! Bravo, Link! Quanta fortezza linguistica! Incredibile, parlavo come se avessi vissuto qui da sempre! Adesso non dovresti avere problemi ad andare in giro per la città! Sì, andiamo a divertirci! Certo, ma non dovremmo prima andare a vedere la scuola elementare? È aperta anche durante le vacanze estive. Perché non andiamo a dare un'occhiata? Ottima idea, andiamo! Ma dove avrà imparato a parlare così? Starà guardando troppe serie TV? Tra l'altro a parlare da solo. La valuta è soltanto una delle tante differenze che trovi qui negli USA. A Valdoro si usano gli euro, mentre negli USA usiamo i dollari. Le due valute funzionano allo stesso modo, quindi va a spendere qualche dollaro. Bene amici, direi che per questo video è tutto.
Nel prossimo termineremo il primo capitolo. Mi sposto subitissimo, signorina. E scopriremo anche come funzionano le scuole negli USA, che a quanto pare sono aperte anche d'estate per qualche ragione. La mia era chiusa d'estate, sia elementari, medie e superiori erano sempre chiuse. Magari in America funziona in maniera diversa. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili e ci vediamo al prossimo video. Ciao!